Giulio, cominciata con due vittorie, insomma, l'avversario è quello che è, però è importante trovare noi stessi, no? Sì, provare anche alcune ragazze, abbiamo allenato sia ieri mattina che questa mattina, proprio allenato, no? Un allenamento pre-partita. Oggi abbiamo lasciato riposare alcune che hanno fatto preparazione fisica nella palestra qua di Pesi, e così ho le idee più chiare, ecco, perché vedere in allenamento una cosa e in partita un'altra, anche se l'avversario non è fortissimo, però comunque c'è un certo stress quando ci si mette la maglia della nazionale per prima volta o chi non ha molta esperienza, insomma. Da martedì si comincia già con la Polonia, che è un avversario di alto livello. È un'altra cosa la Polonia, infatti. La Polonia è un'altra cosa, speriamo, insomma, di fare una buona partita. Adesso ci dobbiamo riposare questi giorni, ci troviamo sabato sera, domenica partiamo, lunedì alleniamo, martedì giochiamo. Com'è il clima in questa nazionale? No, il clima è molto buono, purtroppo il tempo è quello che è per tutti. Soprattutto noi abbiamo avuto la fortuna che due squadre italiane siano arrivate in finale dei Champions. E le sfortuna perché non le abbiamo per allenare e quindi sono a riposo, iniziano lunedì a allenare e si sommeranno alle squadre per la trasferta di Cina. La Polonia invece non ha avuto questa situazione, le squadre polacche non sono arrivate in fondo nella Champions e quindi hanno avuto più tempo, però la situazione è quella, quindi dobbiamo fare le necessità virtù. Almeno la palleggiatrice però gliel'abbiamo tolta, no? Di solito l'avvocato riposa nelle prime turne de VNL, anche l'anno scorso hanno fatto così, per il resto ci sono tutti. Come sarà invece l'organizzazione la prossima settimana con parte della squadra che va con te in Turchia e il resto che rimane qua? Sì, il resto rimangono le giocatrici de Verovolei e de Conegliano, più le ragazze che hanno allenato l'8 aprile che poi sono rimaste escluse quando sono arrivate quelle di Novara. E con loro rimarranno Bernardi, Sicello e il preparatore fisico Vani Miale. Mentre io con Barbolini andiamo in Turchia, ci dobbiamo dividere per fare i due gruppi. Come vi ha accolto Piacenza in un ambiente che lei conosce bene, anche se in questo palazzetto non aveva allenato da allenatore di Piacenza? Va bene, bene, come sempre, Piacenza è una piazza ormai storica. È venuta molta gente, insomma, è stato bello, sia ieri che a Novara che oggi è stato un bel clima. Grazie.